primo ospite della serata è un cantante già protagonista a Sanremo, è uscito ultimamente in tutti i negozi di dischi con l'omonimo album Simone Tomazzini. Signore e signori, è un vero onore avere qui con noi Simone Tomazzini! Grazie. Allora, come stai? Tutto bene? Oh, benissimo, direi. Benissimo, sì. Grazie dell'invito, eh. Grazie a te di essere venuto. Ma figurati, grazie. Spero non sia per compassione, eh. No, tranquillo. Ascolta, vedo che sei qui a Chiavenna, come mai? C'è un motivo? Vuoi dirmi qualcosa su Chiavenna? Ma Chiavenna è un posto che, insomma, amo, perché insomma ho molti amici, tra cui Mauro e Mauro Ferrari, Opla e altri, insomma, e altri amici, però la cosa che mi lega più in assoluto è stata una festa dei Crotti 2003, dove io sono venuto a suonare, a cantare col mio gruppo di allora, e a quell'epoca facevo le cover di Vasco. E dissi a Mauro, nell'orecchio, dissi a lui, sai che mi sa che un giorno io aprirò i concerti di Vasco? E sì, vabbè, dai. Detto, va bene. E poi invece... Infatti, poco dopo, tra l'altro. Valanghe di concerti con lui, quindi insomma, sono molto contento. Poco dopo, tra l'altro. Nel 2004, quindi... esattamente un anno dopo. È andata bene, direi. Molto. Ti ha portato fortuna. Molto. Chiavenna, insomma, poi insomma, ci vengo spesso quando posso. Quando puoi. Comunque, non è l'unica volta che sei venuto a Chiavenna. Prima del 2003 eri già stato. Ah, sì? Non a Chiavenna, ma a Madesimo. Ti dice qualcosa? Certo. Vuoi vedere... Madesimo? Ah, sì? Addirittura? Guarda cos'ho. 2001? Siamo al pubblico. 2002. 14 agosto 2002. Era stato tanto tempo, mi verrebbe voi. Invece lì era I Love You, lì era ancora i tempi del mio primo singolino I Love You, ma non è la mano. Il primo pensate. Dove sei andato a ripescarla? Archivi storici. Ce li hai. E non solo, perché ti dice qualcosa questa foto? Quello sempre è Val Chiavenna. Quello è 2000 e... Questa è la data che dicevi prima. 2003. Ah, esatto, dei Crotti. 2003 sarà dei Crotti. Sarà dei Crotti. Tutti i ragazzi. Cena a Crotto prima della serata. Sei tu, ci sono i ragazzi di Opla. Sì, tutti. Guarda. Tutti i ragazzi di Opla, grande. Teino, guardali tutti lì. Ah, conosci loro? Certo che li conosco. Poi, ascolta, sei... Basta, si fermi con le foto, basta. Questo ma ti mandare avanti? Io ne ho un'altra, volevo mostrartela dopo, ma se... Oh! Gatto Panceri! Gatto Panceri con i capelli corti, tra l'altro. Sì. Senza il gatto in testa. Senza... Il gatto e altri due... beh, Teino, ragazzi, loro... Tecnici Opply, tecnici, certo. Giovane. Ero giovane? Sono stati quasi 10 anni. Quindi? Ero giovane io, tu ero dentro di più. Tu eri un bambino. Io ero un bambino. Io ero un ragazzino. Ascolta, comunque vedevo l'ultimo disco che stai promuovendo. Sì. Ti fai chiamare Simone Tomazzini, è giusto il tuo cognome, non è più solo Simone come i primi tempi. Sì. Perché? Come mai questa scelta? Sì. Ma tornando un attimo seri, è perché è sempre stata una voglia il fatto di portare il mio nome e il mio cognome, perché penso che sia giusto che un cantautore porti il proprio nome e il proprio cognome. Poi nel 2008 è mancato mio padre. E mio papà ci teneva, che tutte le volte quando diceva tuo figlio Simone, Simone, cioè, ma c'era sempre questa sorta di, il cognome c'era, non c'era, la maggior parte delle persone mi conosceva solo come Simone. Solo come Simone, solo con il nome. Esatto. E allora un po' perché così mi sembra di essere più completo, un po' perché sono diventato grande, come dicevi giustamente prima, e un po' anche per il mio papà che era lì, c'era sempre, sicuro, lì era zona staff, era sempre con noi, quindi insomma è per lui, Simone Tomazzini. Un omaggio, quindi. Più che altro quell'album lì si chiamerebbe solo Tomazzini in realtà, però va bene così, Simone Tomazzini. Ok, e vedo che hai comunque una bandana sempre con te, tra l'altro è sulla copertina del disco, ce l'hai ora, ce l'hai in è sempre, immagini. sì. Ma ce l'ho su dal 1997. Addirittura? Sì, è tanto tempo che... perché questa bandana era di mio zio Marino, che è la persona che mi ha regalato la prima tastiera, quando avevo 5 anni, che mi ha dato un po' il là a tutta la mia poi carriera artistica, e è mancato nel 97 e da allora è un segno di riconoscimento mio.
mi sembra sempre quasi che la lavo, e ci metto un po' il suo profumo, che almeno così mi ricorda, me lo ricorda sempre. Ma io ce li ho addosso, mio nonno, mio zio, mio padre, ce li ho tutti, perché è un po' come portarmeli sempre, un po' come portarsi in giro un carrozzone, no? Quindi è una cosa anche simpatica per me. Poi il fatto di legarlo così, quella è stata un'idea del fotografo, perché quella scena lì io non mi accorgo, ma la faccio praticamente tutti i giorni. È una scena che faccio tutti i giorni, ma non me lo leggo, perché non è che dico scusa, mi leghi, sì, cioè me lo leggo da solo, e quindi quel modo di legarlo lo leggo io. Ed è una sorta come è un ricominciare, no? Tutti i giorni, come se fosse un modo per ricominciare, ed è anche questo disco, il quarto disco, un po' come dopo tanto successo, tanti dischi, tante cose, Festival Bar, Sanremo, Music Farm, Vasco, tante cose, è un po' come ricominciare, è un po' come riaggrapparsi alla mia vita. E quindi io sono contento che abbia fermato proprio quell'attimo, davvero, io non ci avrei pensato, lui sì. Un fotografo. Giustamente. Ok, torniamo da poco. Simone Tommasini! Grande, grande. Ok, ascolta, parlavamo fuori onda del tuo ultimo disco, sì. Mi dicevi che l'hai registrato dopo un viaggio negli Stati Uniti. Sì, sì, sono stato parecchio tempo a New York, un po' per goduria mia personale, un po' perché volevo anche scoprire e capire anche un po' i suoni che ci sono là. Che è diverso dalla musica molto, che facciamo. Molto, molto diverso. E infatti quando mi ha ospitato David Letterman, ho spiegato anche a lui, insomma, che ero lì appunto a New York per ascoltare le canzoni americane. Capire un po' la loro musica, il loro, sì, tipo di musica. Poi siccome David Letterman mi ha suggerito di andare a Central Park, dove c'è la 72esima, dove c'è l'Imagine, il bellissimo mosaico di John Lennon, io sono andato lì e ho iniziato a suonare con dei ragazzi per strada, davvero. Sì. Con questo gruppo che si chiamano Meatles, con la M di Milano, Meatles, che è un omaggio, alter ego dei Beatles, un omaggio ai Beatles, un omaggio ai Beatles, e con loro ho iniziato a suonare, ad incominciare ad avere la passione per la strada, cioè suonare in mezzo alla strada. Ho suonato sul ponte di Brooklyn, ho suonato nelle metropolitane. E sono pezzi che si vedono nella canzone, ho scritto la canzone. E proprio non ho scritto una canzone, la cosa bella, l'aneddoto è proprio quello, cioè il fatto che la canzone è nata così per caso. Per la poi vedevo i barboni, vedevo gli animali, vedevo le persone. Per gli animali più che altro, infatti, l'unica scena che del videoclip che non c'entra niente con New York è guardando gli animali, se imparassimo da loro, ed è Lucky, che ho messo anche, che è il mio cane, che è un Labrador. C'è anche dietro la copertina di Simone Tommasini del mio album, vedi? Eccolo lì. Ecco qua. Anche lui c'ha la bandana, vedi? Per messa su a lui quel giorno. Tanto sulla zampa destra. È tutto un modo. E tu guarda, va scoperto quel. È un po' un disco alla Beatles, nel senso che va a guardare ogni particolare di questo disco interno, esterno, ha un perché. Non è lì per caso. Anche le spennellate, come sciacquare via la roba vecchia, insomma tutta una cosa. Stai facendo promozione per farlo comprare? No, tutti questi segreti, più che altro per capire cosa c'è all'interno, a parte le canzoni che sono rappresentano la mia vita, sono in italiano e spagnolo, e questo è anche il sette in italiano, sette in spagnolo, più due videoclip, tra cui ho scritto una canzone, il brano appunto che citavamo prima. Ed è la mia vita, c'è dentro lì, è un disco di pochi minuti, perché poi alla fine il disco si consuma in pochi minuti, ma con tanta vita. Ascolta, l'ultimo singolo uscito dal disco è Caduta Libera. Sì. Hai portato una clip, possiamo mostrarla al pubblico? Certo. Ok, vediamo, Caduta Libera. Pensare a quelle cose che hai lasciato e che non trovi nei cassetti dell'armadio, le tue scarpe di vernice e paillette. Se vuoi tornare qua, non sfiorare quel riflesso sullo specchio impolverato, quella donna che intravedi spettinata è diventata una bugia.
non la guardare più. Lasciala andare via, quella non sei più tu. Ti devi allontanare, attraversare il ponte e raggiungermi in città. Aiuto mille. Grazie, grazie. Ok, ascolta, una domanda, la sto facendo un po' a tutti gli ospiti, sì. So che visto che tu conosci Chiavenna, sì. Sei comunque partecipe della vita della zona. Sì. Guarda qua. Ti dice qualcosa? Come no? Cavolo. Kenya. Kenya. Anni 70. Sì. Barra quasi fine anni 70. Cavolo. Allora lo conosci? Dick Dick. Uh-huh. Castellina Pasi. Ci ho passato anche io una Staller, mi sa da lì. A Kenya. Ti sto dando una... Prima non da Como. Facciamo i pullman facevamo da Como, Como Kenya per il loro. Stai scherzando? Una cosa mi hai resumato, bravissimo. Perché mi hai tirato fuori? Ah, perché ho un po' di richieste su Facebook, via mail, mi scrivono dicendo di contattare il vecchio proprietario del Kenya. Quindi invitiamolo. Invitiamolo qua, invitiamo. Lancia l'appello anche tu se vuoi. Invitiamo il vecchio proprietario del Kenya, grande, storico. Un giorno ci avevano detto che c'era un gruppo importante rock, invece abbiamo trovato Castellina Pasi, ma va bene uguale. E niente, vogliamo averti qua, quindi posso. Anche se muore ha lanciato l'appello, non si può questa volta rifiutare, eh? Certo. Ascolta, nel finale vuoi dirmi le prossime date, vuoi farci capire dove sarai per i fan? Sarai sì, in zona, vicino a Chiavenna, la data che ricordo più vicina è a zona Milano, è a Carugate, è il 3 luglio, siamo lì al centro commerciale Carosello, quella zona lì, e ci sarà una festa proprio... Notte Bianca, mi sembra. Notte Bianca, quindi parteciperai, quindi, con sì, una data del tuo tour. Sì, del mio tour, ci sarà un mio spettacolo, un mio show di 2 ore, quindi insomma invito tutti i ragazzi della tua zona e di Chiavenna a venire perché sarà una bella serata. Perfetto, ci sarà. E poi chissà mai che magari salta fuori qualcosa qua in zona. Andiamo avanti. Lanciamo un appello anche qui? Ragazzi di Chiavenna, a me farebbe piacere ritornare in piazza a suonare qua a Madesimo, magari per l'inverno anche a Madesimo, insomma, perché no? Si può mai sapere. Prima di salutarci, sì. Guarda qua, nel disco, lo sto dicendo prima, c'è il tuo poster. Esatto. Facciamo una bella cosa, un bel autografo qui in diretta, eh? Va bene. Ti può stare? Certo. Volentieri. Per te, eh? Per me, dai. David? No, Nicola. Viva Nicola. Dai, non per altro, così poi lo vendo su eBay, magari. Se lo vendo su eBay, guarda. Perfetto, grazie mille, grazie per essere stato con me. Signore Tomasini, signore e signori, in tutti i negozi di dischi questo ultimo disco. Una M2S. Signore Tomasini. Torniamo tra poco.